Bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi, visto che vi avevo accennato qualche video fa che avrei voluto fare questo video e vi è piaciuta l'idea, del mio bracciale Pandora. Allora, io praticamente ne ho concluso perché alla fin fine, tra vari ciondoli regalati o comprati, ne ho finito uno. Vi dico subito che la misura del mio bracciale credo sia 19, se non sbaglio, forse leggermente troppo largo adesso anche che ho perso peso eccetera, ma mi sono anche stufata di ripetervelo ogni volta. Comunque diciamo che a me è andato tutto benissimo. Non mi ricordo se ho qualche ciondolo ad edizione limitata, magari me lo direte voi, perché io ecco non è che me ne intenda particolarmente, però eravate curiosi tutti di vedere i ciondoli, quindi ho deciso di girarlo. Naturalmente io vi parlo del bracciale, poi ogni singolo ciondolo ve lo riprenderò e quindi vedete le clip mentre parlo. E non mi ricordo neanche sinceramente l'ordine in cui li ho presi, quindi vado proprio random. Allora, il bracciale prima di tutto è quello morbido classico e ha la chiusura fatta a cuore, però senza gli Swarovski, è soltanto il cuore classico. Infatti penso quello con lo Swarovski è uscito un po' di mesi dopo e ho rosicato da morire perché il mio bracciale adesso vedete è praticamente tutto glitteroso. Quello ci stava da Dio, però vabbè, è andata così. Poi ho queste clip che servono per chiudere il bracciale, per tenere i charm in sicurezza, che va messo appunto alle due uscite, che è fatto così con la catenella e poi ha pernetti classici con dei semplici glitter. Non ricordo i singoli prezzi anche, quindi non lo so, magari se ve ne piace qualcuno fate lo screen, poi in negozio andate a documentarvi. Poi passiamo al primo che mi capita, che è questo di Murano, e questo qui me lo fece mia madre quando mi sono operata come portafortuna. Infatti è verde e ha i quadrifogli sopra. Quello dopo invece è il pacchettino regalo vuoto all'interno e con tutti i glitterini. Questo invece me l'ha fatto sempre mia madre, beh mia madre e mio padre inteso, per Natale dell'anno scorso. Quello dopo invece è il ciondolino del mio segno zodiacale, forse è uno dei miei preferiti. Sapete quanto sono attaccata al mio segno zodiacale, che è il Toro, per chi non lo sapesse sono nata il 22 aprile, quindi proprio il giorno dopo dell'inizio del Toro. Infatti c'è scritto Taurus, insomma è fatto benissimo. Questo qui invece me lo sono comprato da sola. Poi dopo abbiamo il cuoricino classico, quello fatto soltanto i contorni, pendente. L'avevo preso sul sito internet di Pandora e questo qui è l'unico di cui mi ricordo il prezzo, l'avevo pagato tipo 29 euro, ed è semplicissimo, l'avevo preso giusto per testare il sito online se era affidabile e tutto. Il prossimo charm invece è quello opalescente, si chiama proprio questa pietra, infatti è bellissima perché è viola tipo lilla ma ha un sacco di riflessi, è bellissima, e poi è incastonato in questa struttura sempre con i glitter naturalmente e tutti dei piccoli cuoricini. Questo anche forse è uno dei miei preferiti perché è molto principesco. Poi abbiamo questa che è una clip. Ne ho due di queste qui, sono i blocchi praticamente, i fermini. Sul bracciale trovate due pallettine, non so bene come esprimermi, dove potete appunto applicare questi due, e io ho comprato questo con la luna e le stelle. Poi un altro Murano, questo qui invece me l'ha comprato mia nonna per l'esame della patente, quando l'ho superato e ho preso la patente. Rosa chiaro pastello con dei cuoricini sopra. Incontreremo molti cuori, ve lo dico subito, perché i charm a cuori sono i miei preferiti. E infatti il prossimo è proprio un cuoricino tutto ornamentato, fantastico. E questo qui è il cuore del, il charm del mese di aprile, ed ha la pietra bianca. Insomma, in base ai diversi mesi cambia il colore della pietra. Questo anche l'avevo comprato io, e se non sbaglio costava intorno ai 50 euro. Comunque, per chi non conoscesse Pandora, i charm partono da una base di 25-29 euro, non ricordo, in su. Cioè ci sono anche charm in oro che arrivano ai 350 euro. Il prossimo mi è stato regalato da una mia amica ai 18 anni. In realtà questa storia è un po' curiosa perché io l'avevo accompagnata a cambiare un charm che le avevano fatto ai suoi 18 anni, però non le piaceva nulla, non aveva il bracciale, quindi mi ha detto: senti, io te lo prendo per te. Ed è una semplice composizione di numeri 18. È carinissimo, beh, ricordo, quindi mi piace. Questo qui invece è stato il primo charm. Quando sono andata a comprare il bracciale ho comprato anche questa, che è la lettera I. Questa credo sia stata un'edizione limitata perché la ragazza, la commessa, mi disse che
era l'ultima rimasta che poi andava fuori di produzione, quindi l'avevo presa. Non è che mi piaccia particolarmente, però ci sono affezionata. Prossimo charm è sempre un pendente con la mano di Fatima fatta glitter. Prossimo invece è un charm della collezione Fairy Tail, quelle delle fiabe, penso una delle mie collezioni preferite, anche se purtroppo ne ho solo un pezzo. Ho preso il libro appunto Fairy Tail con la parte dietro una principessa che bacia un ranocchio con la corona. Poi questo è un altro stoppino che invece è fatto, credo sia una margherita, comunque al centro c'ha un diamantino. Un altro, questo è l'ultimo, credo sì, di Murano, ed è del mio colore preferito, che è questo turchese bellissimo, anche questo è uno dei miei preferiti. Devo dire che la collezione di Murano mi piace particolarmente, poi trovo che su un bracciale tutto argentato qualche tocco di colore ci stia bene. Poi ad esempio c'è chi il bracciale di Pandora lo fa tutto di un colore, chi come me li mette sparsi. Io ad esempio qualunque charm mi piaceva lo prendevo senza farmi troppi complessi, ci sono principalmente le mie passioni più grandi. Infatti il prossimo charm è un pendente con il passaporto, ci sta questo aereo con scritto passport, anche questo l'ho comprato sempre io, purtroppo diciamo che su questo bracciale ci ho sborsato più io che tutti gli altri, giusto così. Poi questo invece l'ho comprato sempre io, che novità, ed è a forma di cuore con la zampina che ho anche tatuato, quindi potete capire quanto mi piaccia, sempre glitterosa, e il retro invece ha la scritta I love my pets, e questo naturalmente è per gli animali della mia vita. Poi questo invece mi è stato regalato a Natale di 2 anni fa, quindi non questo 2016-2015, ed è un albero di Natale, quello che appunto fecero per quella edizione. Adesso mi pare ne è uscito un altro, comunque anche questo è uno dei miei preferiti. L'unica pecca è che c'ha sta punta a forma di stellina, ogni volta mi si incastra nel polso, fa un dolore, però è carino, fa la sua figura. Poi un altro di questi pendenti piccolini a forma di quadrifoglio, quindi sempre portafortuna, e me lo fece sempre quella mia amica quando cambiò il suo regalo ai 18 anni, avanzava un piccolo pezzo di budget e gli altri ce l'ho aggiunti io, mi sono presa questo. Poi questo è l'ultimo charm e credo sia il mio preferito in assoluto, perché adesso lo vedrete, lo capirete. Me lo ha fatto mia madre per Natale, sempre forse insieme a quello dell'albero di Natale, non lo so, ed è a forma di cuore con un ulteriore cuore incastonato dentro, tutto circondato da diamantini, con la coroncina sopra e il retro scritto Princess, quindi immaginiamo già perché mi piaccia questo ciondolo. Ma è davvero fatto benissimo, a parte questo, cioè è me, questo charm sono io, forse è anche uno dei più costosi che ho nel bracciale, perché se non sbaglio costa 70 euro, 69, qualcosa del genere, però secondo me li vale tutti. Poi vabbè, c'è chi dice che Pandora è esagerato con i prezzi eccetera, e sono d'accordo, perché comunque un charm 50 euro anche se è d'argento comunque non è che li valga poi così tanto, dipende da charm a in charm, però comunque in generale è semplicemente argento 9,25, quello classico. È un'idea secondo me carina, anche solo quando qualcuno non sa che regalo fare, ecco, se sa che hai il bracciale magari qualcosa trova sempre. Io adesso ho finito questo, cioè in realtà c'è uno spazio per un altro, chi lo sa, però io penso ne comincerò poi un altro. Ah, non vi ho detto il prezzo del bracciale. Il bracciale l'ho pagato 59 euro, scusate, 59, e poi vabbè ci sono vari modelli di bracciale e il prezzo naturalmente cambia, però partono da 59 euro quelli base, quindi sicuramente insomma io ne farò un altro, ve lo dico già da adesso, perché mi piacciono. Io non sono tipo che porta tanti bracciali cose, come mi vedete porto sempre questa collanina di Tiffany perché mi piacciono le collane così lunghe, però ecco non sono tipo che indossa gioielli, bracciali, orecchini, anelli, però questo fa la sua figura, è sempre stiloso, quindi se non lo avete, siete indecisi se farlo o no, io vi consiglio di iniziarlo, perché poi ecco finirlo comunque alla fine vi viene un bracciale che costa tipo quasi 1000 euro sicuramente, cioè ecco stateci attente, molto attente, quello sì. Quindi in conclusione questo è il mio braccialetto, scrivetemi qua sotto se voi lo avete, come vi ci trovate, quali charm sono i vostri preferiti, non lo so, e se ve ne piace qualcuno dei miei e vorreste prenderlo. Detto questo io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!